Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Separiamo i tuorli dagli albumi. Ai tuorli aggiungo il latte di mandorla, ma potete benissimo sostituire con un altro tipo di bevanda vegetale. Vado a mescolare bene il tutto e metto da parte il mio composto. Nel frattempo agli albumi vado ad aggiungere un pizzico di aceto. Potete anche usare il limone o anche il cremor tartaro che servirà quando noi andremo a incorporare aria, a stabilizzare l'aria che andiamo a incorporare all'interno degli albumi. Andiamo a sbattere leggermente fino a creare una leggera schiuma e a questo punto vado ad aggiungere lo zucchero. Lo possiamo aggiungere o a più fasi, quando andiamo a montare, oppure direttamente subito. Io, avendo uno zucchero extra fine, lo vado ad aggiungere immediatamente e continuo a montare il tutto. Come vedete, la consistenza dovrà essere comunque morbida, non completamente montata. Questo perché ci permetterà di far crescere molto di più i nostri pancakes e di ottenere dei pancakes morbidissimi e sofficissimi. Riprendiamo quindi il nostro pastello di tuorli e latte di mandorla e andiamo ad aggiungere le farine dove all'interno ho aggiunto il lievito per dolci. Mi raccomando, setacciate sia la farina che il lievito per dolci per almeno 2 volte e andiamo a mescolare con molta energia. Questo per eliminare i grumi e soprattutto per distribuire bene il lievito per dolci. I nostri composti sono pronti, aggiungo poco per volta, mescolando sempre dal basso verso l'alto, gli albumi. Come vedete, il vantaggio di non montarli completamente mi permetterà di mescolare il meno possibile e quindi di ottenere un composto ben areato. Guardate che consistenza soffice, è davvero impressionante. Vedrete che otterrete veramente dei pancakes incredibili, nonostante non ci sia il latte. Adesso preparo una padella antiaderente, ci verso un po' di olio di semi e vado a versare il mio composto. Mi raccomando, la temperatura non deve essere troppo alta perché dobbiamo dare tempo alla pastella di cuocersi bene e uniforme. Quando si formeranno delle bolle in superficie, andiamo a girare. Ed ecco pronti i nostri pancakes. Li potete conservare benissimo in frigorifero per almeno 4-5 giorni e manterranno comunque la propria sofficità. Scaldati appena nel microonde otterrete davvero qualcosa di straordinario. Fatemi sapere che ne pensate.